Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Ciao. Scusate ragazzi, diciamo due parole. Allora, ma c'è anche Tardio Ricchi qua, vieni qua, Tardio Ricchi. Dai. Vieni. C'è neanche per te, vieni. C'è per tutti. Vieni. Questo tipo di commiato, poi vediamo, che è fine stagione, no? Poi vedremo. Noi ci auguriamo di rincontrarla. L'abbiamo fatto per Mazzone e per lei. La motivazione è molto semplice. Noi gli allenatori li abbiamo visti. Non è che è una piazza che non ha visto mai allenatori bravi. Li abbiamo visti. Ci sono stati anche allenatori seri, ci mancherebbe se li hanno preparati. Però credo che il feeling con Mazzone era difficile che gli hanno feeling, perché era una persona un po' particolare. Però, come dire, a pelle c'era subito piaciuto. Lei, oltre che esserci piaciuto a pelle, ci è piaciuto perché è stato uno di noi. Ce lo siamo sentiti, come dire, uno dei nostri. Non era facile, è stato bravo, complimenti. Grazie. Al di là poi di questo aspetto, noi siamo convinti che quest'anno la stagione è stata positiva. Non siamo matti, ci aspettavamo di più, ci mancherebbe. Però le contingenze noi le abbiamo vissute insieme a lei. Noi siamo sempre qua. Purtroppo o per fortuna noi siamo qua. Abbiamo visto come avete lavorato, abbiamo visto quali erano le difficoltà che avete affrontato. Siamo consapevoli che più di questo che è stato fatto non si poteva fare. Anzi, c'è stato un momento che abbiamo avuto un po' paura. Questo lo dobbiamo riconoscere. L'atto che lei ha fatto di dare dimissioni dimostra che persona seria che è lei. Perché io non mi ricordo gli allenatori che hanno dato mai le dimissioni a Perugia, non me le ricordo. Mai. È stata la prima volta. Questo ci ha toccato molto perché vuol dire che ha rispetto di noi e della società. Detto questo, si era creato un partito l'anno scorso, lo chiamavano il partito dei camploniani e lo rivendicavano, questo fatto di essere camploniani. Ecco, noi di essere bisogliani non ce la sentiamo, lo dico con molta franchezza, nel senso che noi tifiamo il Perugia. Ora, gli allenatori, lei l'ha detto, gli allenatori passano, ma la squadra rimane. Dirò anche di più, i presidenti passano e rimane sempre la squadra. Ma in linea di principio noi, al nostro presidente, in questo momento, al di là della riconferma o meno, noi speriamo la riconferma, gli dobbiamo gratitudine. Perché è un presidente che in 5 anni ha fatto quello che pochissimi altri ha fatto, anzi direi che sta facendo benissimo, perché gli altri l'hanno fatto tirando fuori una carrettata di soldi. Siccome sono momenti dove i presidenti non hanno soldi da spendere, se li amministra o li tira fuori o li guadagna, a noi non interessa, ma sono i risultati che ottiene. Quindi noi siamo sempre e comunque con chi caccia soldi, perché come ho detto, le gente che vuole i soldi, prende i soldi, qui c'è la fila. Le gente che li mette sono finiti. Questo a che significare? Che noi, nell'eventualità, io spero remotissima, che lei non sia confermato il prossimo anno, ricominceremo da capo tranquillamente a tifare il Perugia. Se lei arriverà come avversario, io glielo dico a malincuore, ma per noi nei 90 minuti è un nemico. Cioè, non è la che... stessa cosa ti dico io. Lei non la può sperare che noi le battiamo le mani. Assolutamente no. Poi dopo c'è qualche sarebbe sua collega mancanza... che si arrabbia perché dice che ha fatto tanto per il Perugia e non gliel'abbia battute le mani. Sarebbe una mancanza di rispetto se non mi insultaste. No, nel senso che non ti fareste per il Perugia. E la mia cosa sarebbe un insulto verso di voi se io non venissi qua con la mia squadra prossima a non volervi battere.
come è un sulla squadra prossima. Non lo so. Però sta brutto, detta così sta brutto. No, nel senso che... Senta, mi sta, aspetti un attimo. Finisco, poi le mette sulla serie. No, no, come no. Sì, sì. Ci mancherebbe, no? Allora, guardi, noi, salvo purtroppo la sconfitta di Livorno che non ci è andata giù, non si è accorto, ma Livorno abbiamo perso. Infatti, con una cosa che rimarrà nella storia, perché è successa solo una volta, lei è il secondo, abbiamo vinto due derby. Grazie, penso che questa è una cosa... l'unica soddisfazione che vi ho dato. Ma non è l'unica, è una delle poche. Io volevo darvi di più, però molte volte sto in mezzo a voi, che io mi ritengo uno di voi, che non mi elevo come qualcheduno si possa elevare. Volevo darvi di più, ma per tanti motivi che ormai ne riparliamo, sembra che qui non ce l'ho fatta. E quindi, quando ho dato la dimissione, avevo paura anch'io. Se il problema ero io, per il bene del Perugia mi sarei fatto da parte. E poi non è successo questo, siamo andati avanti, abbiamo tirato ancora di più la barra dritta per portare il Perugia in zone, diciamo, più tranquille. Il rapporto che si è creato con voi l'avete visto, io quando passo non ho mai cercato di non, anche se nelle vittorie, nelle sconfitte, di non cercare un saluto a voi, perché so che sacrifici fate. Quindi quando ci rincontreremo, se quest'altro anno dovessimo ripartire tutti insieme, io sarò il solito, perché quando passa vi saluto, vi faccio le battute. Non c'è quello che ho citato ieri dagli occhiali in trasmissione, nel senso di rispetto, che io mi memorizzo tutto. Ho detto che memorizzo tutto, non ho studiato, però memorizzo, mi preparo quando vado alle trasmissioni. Ieri sera ero molto preparato, quindi nel calcio molte volte non si può ottenere quello che si programma all'inizio, per tanti motivi, per demeriti, per sfortuna, per tante cose, per fattori. Io ieri ho detto, se si crea un'alchimia importante, non solo con voi, forse se si era creata anche un po' di più, non c'era una spaccatura, forse qualcosina in più si poteva ottenere, però era difficile per tanti motivi. Quindi vi ringrazio, fino all'ultimo giorno di allenamento cercherò di ottenere il massimo da quelli che in questo momento ci sono, perché siamo veramente pochi. E quindi anche venerdì sappiate che noi andiamo là per cercare di vincere. È chiaro che anche qui l'ultima, mi dispiace, sono usciti con le sconfitte, però le motivazioni loro erano superiori alle nostre. Però chi viene a vedere venerdì sappia che noi il massimo impegno glielo mettiamo. Poi speriamo di darvi una gioia, perché so che chi viene fa chilometri, spende, perde il tempo per le famiglie, quindi avrà sempre il massimo mio rispetto. Va bene? Ci sono i miei collaboratori che mi hanno supportato per un anno, perché per me, con loro, per me è dura. Ma te lo conosciamo. Lo conoscete, Riccardo, anche lui di qua. È un umbro, evidentemente. È un umbro. No, gli vogliamo bene, ma non è la stessa cosa. Quindi vi ringrazio. Questa cosa qui è più importante che ricevere un premio, come ieri sera hanno premiato, non so neanche chi. Per me è più importante ricevere l'affetto della gente che un premio, che andare sul giornale domani ha vinto, frega il cazzo. Io preferisco questo rapporto qui. Va bene, grazie di tutto. Grazie a voi. Non ho capito, dimmelo piano piano, perché... Ciao. Grazie, ti ringrazio. Ma anche a me, anche a te. Mi ringrazio tanto. Ciao. I grandi uomini hanno sempre trovato la violenta opposizione delle menti mediocri. Bene. Adesso arriva Leonardo. Vediamo. Leo.